tipo de suolo è questo che magari c'è scritto anche nella. Queste sono opere di un collega che è un soil scientist e fa delle opere pittoriche ispirate ai suoli. Questo è un suolo rosso, quindi contiene degli ossidi di ferro. Normalmente questo colore rosso è anche tipo di suoli che ci sono in zone aride. Quindi questo probabilmente potrebbe essere un suolo dell'Africa, in certe zone dell'Africa. Abbiamo parlato di porosità. La porosità è il negativo di una cosa di un positivo, chiamiamolo così. E il positivo è la dimensione dei granuli che compongono il suolo. Se noi guardiamo il suolo, questo può essere pensato come formato da elementi minimali. Abbiamo detto che c'è la roccia si disgrega, forma delle particelle sempre più sottili e queste sono la parte minerale del suolo. Queste particelle hanno una dimensione. A seconda della dimensione delle particelle di suolo, i suoli sono classificati in un certo modo. In particolare, particelle che sono minori di 2 micrometri, scusate, non 0,2 micrometri, si chiamano argilla. Quindi l'argilla non è che abbia delle in primis delle particolari contenuti, sono semplicemente particelle molto piccole. Però la dimensione delle particelle porta con sé anche proprietà fisiche importanti, perché a quella scala di 2 micrometri, per esempio, forze di attrazione tipo Van der Waals o comunque di natura elettrostatica sono molto presenti. Tra 2 micrometri e 0,05 mm abbiamo quelli che si chiamano limi. Come vedete qui questa classificazione è un po' arbitraria, nel senso quella che sto usando io è quella del USDA, Dipartimento di Agricoltura americano, ma ci sono altri tipi di classificazioni che sono simili ma non esattamente uguali. I limi hanno dimensioni intermedie, quindi come granuli. Poi sopra abbiamo le sabbie fino a 2 mm e sopra ancora le ghiaie. Le ghiaie non sono normalmente quello che noi classificheremo come suolo, però le ghiaie rappresentano una parte importante della granulometria e sicuramente sono rilevanti dal punto di vista sia del trasporto del materiale, sia anche della tipologia dei flussi che avviene. Questa si chiama tessitura del suolo. Tanto per avere un'idea dei rapporti dimensionali, se questa è un granulo di sabbia, questo è un granulo di limo e questo che vedete qui sono i granelli di argilla. La differenza è piuttosto rilevante. E come vi ho detto, questa differenza nelle dimensioni ha poi una rilevanza idrologica che vedremo pian piano nel corso delle lezioni. Le sabbie sono normalmente visibili ad occhio nudo, anche se comunque rimangono molto piccolo. Spesso questi sono quarzi, presentano dei colori per la presenza di minerali o di materiale ferroso e presentano naturalmente queste forme arrotondate. Già i limi non sono più visibili ad occhio nudo. Se andiamo a vedere al microscopio, questi sono 20 micrometri, come vedete qua, quindi sono limi anche piuttosto piccoli. Vedete che man mano che, tra l'altro, cioè c'è una differenza sostanziale qui tra la forma dei granuli della. Se volessimo descrivere i granuli di sabbia, non è vero che sono arrotondati, ma li descriveremo come arrotondati, no? Comunque, nel senso che comunque il rapporto dimensionale tra le tre dimensioni degli elementi è più o meno dello stesso ordine di grandezza. Invece se guardiamo qua i limi, vediamo che già
i limi si dispongono, tendono ad avere una struttura più a forma di piattino, chiamiamola così. Sono sempre e tendono ad essere molto compatti gli uni rispetto agli altri, perché già nei limi si manifestano quelle forme di aggregazione che poi sono assolutamente importanti nelle argille. Le argille sono particelle molto piccole, minori di 2 micrometri, però queste particelle si aggregano a formare dei dischi, i quali poi formano dei dischi più grandi che, come vedete, rappresentano sono la quantità. Il fatto che le argille siano fatte in questo modo ha tutta una serie di elementi importanti. Beh, le argille intanto hanno elementi molto piccoli all'interno delle argille, la porosità magari rimane attorno allo 0,3-0,5 del complesso, però la superficie interna del sistema cambia molto nel passare dai grani di sabbia ai grani di limo, ai granuli di argilla. Ci sono argille con le montmorilloniti che per ogni grammo di argilla hanno una superficie interna che è tipo di 800 di centinaia di metri quadri. Quindi per il fatto che sono formate da cellule molto piccole hanno una superficie interna molto grande. Siccome le superfici poi sono il veicolo dello scambio di reazioni chimiche, voi capite che le argille sono anche un luogo in cui, per esempio, l'acqua stessa, se viene assorbita, si attacca in maniera importante sulla superficie dell'argilla e varia la struttura dell'argilla e questo naturalmente ha anche degli effetti su come l'acqua fluisce o non fluisce o fluisce poco attraverso le argille. Le argille sono un vero e proprio laboratorio chimico da questo punto di vista, avendo tutta questa superficie di scambio. Infatti non è un caso che io abbia aperto Adamo ed Eva facendo dell'argilla, perché è quasi l'argilla dal punto di vista chimico è una cosa molto viva, molto reagente. Voi immagino conosciate già questo diagramma. Allora abbiamo parlato di argilli, lime, limo e sabbia. La porzione di questi tre elementi, cioè noi prendiamo il nostro suolo, cioè dal punto di vista della tessitura, lo suddividiamo in tre grandi categorie in modo un po' arbitrario: argille, limi e sabbie. La percentuale di argillo di argilla e di sabbia che c'è, o di argilla e lima, uno dei due, il terzo e l'altro dei primi due, mi riporta ad una classificazione possibile dei suoli, che è questa che voi vedete. Per esempio, io se ho un suolo che ha il 40% di sabbia e il 30% di argilla, è un terriccio argilloso. A questo tipo di classificazione dei suoli, in particolare è stato dato da nome. Questi nomi hanno sempre un riflesso nella natura agronomica dei suoli e l'idea che alcuni suoli, per esempio argillosi o altri sabbiosi o altri ancora, siano più adatti a un certo tipo di piante piuttosto che di mangi. La rilevanza idrologica di questo diagramma è piuttosto modesta, però è bene tenerne conto, insomma, come in generale. Se guardassimo non solo con tre crivelli, ma con molti più crivelli la nostra tessitura, potremmo distinguere tutta una distribuzione di granulometrie. Questa, per esempio, rappresenta una distribuzione granulometrica possibile. Quella più in alto è quella di argilla, in cui ci sono componenti più alte dei diametri
poi via via l'intervento e poi le sabbie, fino anche sabbie di uso moderno, questo grafico è disegnato un po' a mano così, quindi non è tanto qua, è quantitativo nel senso di mostrare qual è la percentuale di elementi di una certa dimensione che compaiono. Però la tessitura dei suoli non è l'unica caratteristica fisica dei suoli. C'è anche una caratteristica che si chiama struttura, cioè i suoli hanno una tessitura che è data dalla granulometria e una struttura. Abbiamo già visto un esempio di struttura, perché prima quando abbiamo guardato le argille, ho detto che le argille si... i granuli di argilla si attaccano, formano dei dischi e poi questi dischi a loro volta si mescolano fra di loro. Quindi l'argilla presenta una tessitura fine dovuta alla dimensione dei grani, una struttura dovuta all'intersezione dei piccoli piattini di platelet, sono chiamate qua, vedete come questa. Quindi qui dentro c'è una tessitura, ma qui c'è una struttura. Se noi osservassimo la distribuzione dei vuoti, quindi dovremmo osservare la curva bimodale che descrive i vuoti. Una prima, il diametro dei pori, avremo una distribuzione dei pori che riguarda la tessitura, con i pori molto piccoli perché i granuli sono molto piccoli. Poi una seconda porosità che è dovuta alla struttura dell'argilla, che è dovuta a questo interspazio che si viene a formare. Poi ci sono vari tipi di strutture, addirittura anche nelle sabbie ci possono formare delle strutture, dipende dai materiali, dipende anche dalle condizioni, dipende dal fatto se si possono instaurare generalmente delle porte di tipo elettrostatico che agiscono all'interno di questi elementi. Se poi qui vi mostro questi elementi, no, questi elementi compaiono delle cose superiori, ci sono degli elementi di connessione, di aggregazione delle varie particelle. Questi elementi di aggregazione possono essere anche di natura biologica, per esempio parti di ife di funghi o cose di questo tipo qua. Tutte queste sono caratteristiche che ci sono note da un punto di vista qualitativo e anche quantitativo in riferimento ad altre scienze come sono per esempio che fanno parte dell'agronomia, della botanica o della... sono poco usate o poco conosciute all'interno dell'idrologia. Man mano che adesso noi andiamo avanti io entrerò nella parte più idrologica, più tradizionale se volete, in cui man mano mi scorderò tutti questi elementi di complessità che vi ho introdotto, però voi non dovete dimenticare che questi elementi di complessità ci sono, in alcuni casi hanno degli effetti rilevanti che altrimenti non si possono spiegare in loro assenza, ma magari non abbiamo ancora una teoria quantitativa per poterli descrivere accuratamente. Come vi dicevo, l'occhio con cui noi tenderemo a guardare i suoli è un occhio macroscopico. Le argille hanno pori di micron. Noi la dimensione minima che noi per cui noi andiamo a guardare però è un po' più grande. In particolare possiamo un'idea di cos'è questa dimensione, possiamo prendere dei campioni di suolo via via più grandi e osservare come all'interno di questi campioni di suolo varia la porosità. La porosità, per esempio, qui non è la porosità, quella che è osservata, che si chiama è la bulk density, cioè la densità apparente, si traduce in italiano, che è legata alla porosità, ma voi leggete porosità. Allora osserviamo la porosità, se il campione è molto piccolo, io per esempio ho campionato, ho preso un pezzo che è solo una particella di granulare, di materiale, e quindi la densità è alta,
se aumento la dimensione, prendo anche dei pori, la densità diminuisce, perché la densità è la media pesata del vuoto, dei vuoti dei pieni. Poi di nuovo vengo dalle altre parti di particelle, la densità di nuovo aumenta, però non a livello di prima. Man mano che campiono più pori e più particelle, la densità tende a stabilizzarsi, e quando la densità è più o meno stabile dico che ho raggiunto il volume rappresentativo elementare, cioè che tradotto in termini matematici sarebbe quel volume rispetto al quale io posso trattare il suolo, che è un mezzo molto eterogeneo, come un mezzo omogeneo, e poi scriverci delle equazioni continue come se fosse un mezzo continuo. Questa dimensione si chiama scala di Darcy. Quanto è grande? Dipende dal tipo di suolo, quanto è grande, però dell'ordine dei centimetri o decine di centimetri. Non è? Quindi è una parte. Quindi il nostro sistema, il suolo, noi lo descriveremo sempre come un comportamento medio alla scala dei Darcy. Se voi volete andare a scale più piccole, sapete che dovete tener conto anche della variabilità attorno a quel comportamento medio. Qui ve lo ripeto, magari non ne parleremo tanto nelle prossime parti delle lezioni, però è rilevante. Ci sono alcuni studi che dopo, dimenticandoci di questa, perché qual è il processo di approssimazione? Il processo di approssimazione è che adesso abbiamo definito una scala in cui osserviamo tutto, la minimale, che è la scala di Darcy. Poi andremo adesso a scrivere delle equazioni che hanno come punto, che cosa? Un punto in realtà è un volume, il punto è alla scala di Darcy. Poi magari più in là andiamo a trarre delle conclusioni su processi che sono più piccoli alla scala di Darcy, come se le equazioni che regolassero il sistema valessero anche alla scala di Darcy. Sotto la scala di Darcy le robe, come detto, le equazioni che noi andremo a fare valgono solo in media, quindi non in assoluto.